Buongiorno, iniziamo, inauguriamo oggi questo spazio dello stand del Dipartimento della Protezione Civile con un ospite eccezionale, Franco Arminio, che ha accettato di fare con noi questa breve conversazione. Perché il Dipartimento della Protezione Civile è al Salone del Libro? E la storia del nostro paese l'abbiamo vista, è riprodotta nel pannello nell'altra parte dello stand. È anche la storia della protezione civile. La storia dell'Italia è una storia segnata da eventi calamitosi di varia natura che riguardano tutti i rischi al quale il nostro paese è esposto, una caratteristica nella quale non ci facciamo mancare nulla e nonostante l'altissimo livello di esposizione a quasi tutti i rischi, anzi a tutti i rischi naturali e anche a buona parte dei rischi non legati direttamente alla natura, su questo, in qualche modo, questa storia tendiamo a dimenticarcela continuamente. Franco Arminio, scrittore, poeta e paesologo. Io sul tema paesologia ho studiato due definizioni, perché la Treccani dice una cosa che troviamo e che è uno sforzo che noi facciamo, cioè cercare di ascoltare il territorio per interpretarlo come il luogo delle comunità. La proposta che invece ci fai tu nella Casa della Paesologia è una proposta molto più forte, dove parla di sentimenti, di passioni. Questo è un tema per noi importante e vorremmo che tu ci aiutassi a capire questo, perché chi lavora nel mondo della protezione civile cerca al contrario dal territorio di allontanarsi e invece per cercare di, come dici tu, cristallizzare in qualche modo le sensazioni per poterle gestire e forse ci perdiamo un pezzo. In questa conversazione adesso Franco ci guiderà in questa riflessione che anche nel libro Lettera a chi non c'era percorre la storia del paese in questo approccio molto legato alle sensazioni, ai sentimenti e alle persone che ci sono dietro agli eventi. Abbiamo il piacere di avere anche con noi Pier Umberto Ferrero, voce storica del Salone, ma oggi che è impegnato in un percorso di comunicazione nel mondo no profit, terzo settore, che ci aiuterà anche a seguire questo percorso. Franco. Intanto si sente? Si sente? Vabbè, intanto grazie per l'invito. Ma io penso che dobbiamo aiutare le persone a capire che noi siamo sempre da qualche parte. Adesso siamo al Salone del Libro, siamo in un capannone, c'è Chiasso, c'è tutto quello che vedete. Se uno vive a Torino, vive a Torino. Se uno vive a Bardonecchia, vive a Bardonecchia. Se uno vive a Bisaccia, vive a Bisaccia. Cioè essere è sempre essere in un luogo. Nella mia poesia dico: abbiamo bisogno di un luogo che ci faccia da perimetro. Ci vuole una mano, una casa, un sorriso. Cioè proprio, no? L'animale senza luogo si ammala, ama senza amare, soffre senza soffrire. Amare è costruire un luogo, cioè un pezzo di mondo con un Dio dentro. Prima dicevamo i terremoti in Irpinia, l'alluvione in Emilia Romagna. Quante persone vivono in un luogo avendo perso la visione di quello che c'è, non sapendo dove sta il fiume, che cosa è successo a quel fiume, che terra c'è sotto la tua casa, no? Perché in un terremoto una casa cade, un'altra no, a distanza di un chilometro? Evidentemente ci sono, oltre che la costruzione, ci sono anche delle implicazioni del sottosuolo. Ecco, educare fin dalla prima infanzia i bambini a capire dove sono, che vento soffia, qual è il vento prevalente di quel luogo, le coltivazioni, la storia, quanti terremoti, che cosa è successo in quel luogo, le precipitazioni, gli eventi calamitosi. Ecco, e poi la cosa fondamentale, la casa non è la nostra casa, la casa è la comunità, rigenerare il sentimento di comunità, perché se uno vive in un luogo, dando le spalle al luogo, entrando in casa, chiudendosi in casa, uscendo solo per andare al supermercato o andare a lavorare, beh, questo significa disertare il luogo, impoverirlo.
Quindi in realtà l'abitante non è chi ha la residenza, ma chi è che esce di casa e va in piazza, va al bar e ha voglia di incontrare gli altri. Ecco, oggi l'Italia è una grande nazione perché è una sommatoria di tanti luoghi ancora diversi. Torino non è Bolzano, Bolzano non è Cagliari, Cagliari non è Napoli e così via. Ecco, dobbiamo enfatizzare queste differenze, non eliminarle. Eliminare le differenze di reddito, di servizi, eccetera, ma non eliminare le differenze di paesaggio, il modo di mangiare, i dialetti, il modo di ballare, di vestirsi e quant'altro. Ecco, quindi se noi andiamo in un luogo, se viene colpito un luogo di persone attente, già queste persone sono, diciamo, già loro sono protezione civile. La prima protezione civile è abitare con attenzione un luogo. Se viene colpito da una tragedia un luogo di persone stordite, così distratte, ecco, diciamo così, fa più danni, ecco, quella tragedia. Quindi il mio lavoro, la patologia, questo è: attenzione alle cose che stanno nello spazio, alle cose che stanno intorno a noi. Sembra banale, ma se ci pensate, bisogna sviluppare un'attitudine percettiva piuttosto che un'attitudine opinionistica. Gli italiani ormai sono diventati degli opinionisti, parlano di tutto, Putin, no Putin, vaccino, non vaccino. In realtà bisognerebbe accorgersi che zia Concetta è impallidita, bisognerebbe accorgersi che quest'anno le api non stanno bene e così via. Ecco, questo è un tipo di abitante di cui abbiamo bisogno: entusiasta, attento, solidale con i deboli. Ecco, un abitante così diventa un infermiere di comunità, diventa una persona che ci fa bene. Tu ci parli cioè hai richiamato spesso l'attenzione alle persone, hai detto vorremmo anche riscoprire una dolcezza nel modo con cui ci confrontiamo. È stata usata, per parlare del tema di protezione civile, un accostamento di due parole insolite, dicendo che è una forma, dovrebbe essere una forma di patriottismo dolce, in questo cercando di togliere alla prima parola delle due quell'aspetto, diciamo, un po' tecnicistico o anche un po', diciamo, troppo marciante, diciamo così. Nel tuo bel libro tu ci fornisci una serie di fotografie cercando anche di richiamarci su come i paesi prima e dopo l'emergenza cambiano, e dici una cosa che mi ha colpito molto è: le persone non stanno più da nessuna parte, si spostano senza un luogo, da dove vengono e dove vanno, cioè spostamento senza senso, perché la calamità, l'emergenza travolge queste radici. Questo è uno sforzo che noi dovremmo cercare di fare di più nell'approcciare e nel capire il territorio, perché la nostra dimensione è una dimensione invece a volte molto concentrata sull'aspetto più pratico, e con questo crediamo di perderci degli elementi. Ci puoi aiutare un po' a cogliere questa dimensione dei paesi intesi come l'hai appena indicato tu, cioè comunità dove si ascoltano le persone singole e le reti di sentimenti che ci sono tra di loro? Allora, questa cosa della comunità è molto importante, noi non ce ne rendiamo conto, perché quando la comunità esisteva la parola manco veniva pronunciata. Io ero bambino, il paese era comunità, però questa parola io non l'ho mai sentita. Adesso si parla tanto di comunità e la comunità in realtà non c'è, ma la comunità è fondamentale. In America, non un poeta, un sociologo, ma il responsabile della sanità degli Stati Uniti ha scritto un documento di 82 pagine, si chiama Strategie per la riconnessione sociale, dove dice: in America è in atto un'epidemia di solitudine, con significative ricadute sul piano della mortalità. Detto altrimenti, questo signore ha detto al governo americano: guardate che gli americani stanno morendo di solitudine, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo rimetterli insieme. E qual è la risposta di quel documento? Disperata, perché in America non c'è quel sentimento. È la comunità, sono proprio i paesi italiani. Cioè noi, i nostri paesi non sono un problema, ma sono una risposta a un mondo disperato, pieno di solitudini. Quindi dare attenzione, creare delle politiche che siano così, che danno valore alla comunità, alla relazione, che fanno incontrare le persone, sono politiche benedette, perché non è il profitto individuale, non è la crescita del PIL la soluzione del futuro, ma è la crescita della relazione. Un paese che sia
di cura per chi lo abita e per chi ci arriva. Ecco, in Italia abbiamo questa fortuna che nonostante che sia indebolita, la comunità in molti posti c'è ancora. Purtroppo le tragedie accelerano la fine della comunità, perché che cosa succede? Che arriva il terremoto, non viene ricostruito il paese, viene ricostruita la casa e magari viene ricostruita così, in posti così, ecco, a casaccio, e quindi questo rompe, accentua un percorso già in atto di sgretolamento. E allora bisogna agire nei luoghi feriti, agire tenendo presente che oltre a rispondere al bisogno individuale di abitazione, dici no, io ti devo fare la casa, ma io devo rifare innanzitutto il paese. Quella è la vera priorità, perché il mondo ha bisogno di paesi, cioè ha bisogno di luoghi circoscritti, piccoli, in cui appunto la vita possa essere centrata sulla relazione, sulla conoscenza. Questo un po'. E guardate, invece noi pensiamo al paese come a un luogo del passato, come una cosa vecchia. No, dobbiamo imparare a pensare ai paesi come luoghi del futuro. Questo è lo scarto. Ecco, ma a proposito di paesi, allora io sono piemontese, il Piemonte è forse la regione che è una delle regioni che ha più paesi, 1200 paesi, di cui l'80% sono paesi di montagna. Ora, è da quando sono piccolo che si parla di spopolamento dei paesi, non c'è più lavoro, eccetera, eccetera. E poi ultimamente anche grazie a certi, tipo l'UNCEM, certi che si occupano, no? E ognuno dà la sua versione. Come si fa a riportare una comunità, a riportare gente a vivere in questi paesi? E ognuno dava un po' la sua ricetta. Alcuni pensano, ma adesso abbiamo gli immigrati, altri dicono, no, bisogna che ci siano la viabilità. Ci sono tante ricette. Alcuni addirittura dicono, no, bisogna partire dagli artisti che vengono, stanno lì, fanno... Alcuni ci hanno anche provato, Roy Paci, eccetera. Però sicuramente tu avrai una tua visione, perché poi la bellezza sta anche in questo, no? Cioè si ricostruisce una comunità in un paese magari veramente paese stupendo, ma qual è secondo te una ricetta, una visione? Allora, intanto quando si dice che i paesi ce ne sono troppi, sono piccoli, vanno accorpati, è un po' una sciocchezza. L'Italia c'ha circa 7.800 comuni, la Francia ce n'ha 34.000. Ora i francesi non sono fessi, se loro si permettono il lusso di avere tanti piccoli paesi, evidentemente non sono poi così fastidiosi. Ora le ricette ne dovremmo parlare per ore, essenzialmente politiche rivolte ai ragazzi. Noi abbiamo tre tipi di ragazzi, i pochi che sono rimasti e che vanno appunto aiutati a rimanere. Di quelli che sono andati via, trovare il modo per far tornare almeno qualcuno e far arrivare nei paesi qualcuno che non c'entra niente, compresi i ragazzi stranieri, perché poi gli stranieri sono per lo più ragazzi. Se noi lavoriamo su queste tre tipologie, qualche risultato lo otteniamo. E invece che cosa si fa? Si fanno politiche che servono a mettere il dito, l'anello al dito dello scheletro, cioè si rifà una piazza fatta già quattro volte, magari in un posto del paese dove è evidente che non va nessuno perché c'è meno gente, sono per lo più anziani, molti stanno su Facebook, quindi alla fine è chiaro che quella piazza non sarà mai vissuta. Quindi politiche fatte per le persone, non politiche fatte per gli addetti allo sviluppo, che è quello che è accaduto questi anni, per alimentare il circuito del cemento, eccetera. E perché l'Italia però ha un problema, e anche il Piemonte ha questo problema, pur essendo una nazione fatta di paesi e di montagne, diamo poca attenzione ai paesi e alle montagne. Cioè noi ragioniamo come se l'Italia fosse fatta di Torino, di Milano, di Roma, di Firenze, di Napoli, cioè appunto zone pianeggianti, che sono una piccola parte dell'Italia. Quindi il principio è capire che l'Italia, come hanno capito in Svizzera, tu non trovi questo museo delle case chiuse che trovi in Italia, né lo trovi in Austria né in Baviera, perché loro hanno una percezione che la vita si può fare in montagna come si può fare nella vallata, cose diverse, ma se per esempio il 110, quella cosa che hanno fatto, se l'avessero concentrata solo nelle zone di montagna avrebbe dato un risultato ben visibile, dice ho sistemato tutti i paesi alti, no? E quindi abbiamo una riserva di edilizia buona.
Invece l'hai fatta per tutti e non si capisce che cosa hai fatto, non è visibile il risultato. Quindi si possono fare delle politiche. Il problema è che l'Italia, i governi regionali, quello nazionale e quello europeo, non sa leggere il piccolo. Noi ci accorgiamo di un paese quando arriva il terremoto, quando arriva l'alluvione, dobbiamo imparare a capire, e lo spopolamento perché non fa notizia? Perché è un cancro silenzioso, non è che muoiono o se ne vanno tutti quanti in un giorno, se ne vanno una alla volta. Però è gravissimo, cioè i paesi del Piemonte, i paesi alti, io sono stato nel Cuneese recentemente, guarda che vivere in un paese di 300 abitanti diviso in 8 frazioni non è una cosa bella, cioè non è una cosa facile, anche se hai reddito, anche se hai la pensione, anche se hai la casa calda, ma vivi un senso di morte, perché esci non c'è nessuno, vai al bar e vedi uno mezzo ubriaco e quindi te ne torni a casa umiliato. Siccome io vivo in un piccolo paese, vivo in un paese che quando ero bambino aveva 8.000 abitanti, adesso ne ha 3.300, e io so che significa uscire di casa e vedere tutte porte chiuse. Quindi è drammatico che l'Italia non riesca a vedere questa faccenda. E poi questi paesi sono anche quelli più colpiti da terremoti, perché sono le zone anche più sismiche spesso d'Italia. Quindi doppia sfortuna. Ma si vede che c'è un paese in Piemonte che secondo me ha letto o ti segue, perché è proprio quello che sta succedendo. C'è un paese che si chiama Ostana. Ostana quest'anno ha festeggiato una festa bellissima perché mi pare che sia nato il quarto o quinto bambino da quando le politiche visionarie dei sindaci, perché lì ci sono stati dei visionari, e hanno fatto questa festa per il quinto nato dopo veramente 20 anni di ricerca. Quindi, ed è proprio quello che dicevi tu, cioè è proprio l'esempio vero di quello che stavi dicendo tu. Perché poi a questo punto ci chiami in causa direttamente, nei tanti racconti che tu, nelle tante immagini che ci proponi nel tuo libro, metti molto giustamente in discussione anche il fatto che non impariamo a volte dal passato. Io mi sono trovato un po' messo molto in discussione da quello che scrivi, perché sono in protezione civile quest'anno, credo oggi, il 9 maggio, da 30 anni, sono entrato al Dipartimento 30 anni fa, esatti. E quindi gran parte, una buona parte, almeno di quelli degli eventi di cui tu parli, li ho vissuti. E vedere rappresentato il modello sul quale noi abbiamo provato a lavorare, gli errori che abbiamo fatto e l'approccio diverso, mi ha molto colpito. Tu dici due cose su cui io volevo concentrarmi, perché mi sembrano un'indicazione. Pier prima ti ha chiesto ricetta, io mi basterebbero consigli, ma anche se non arrivare alla ricetta, perché tu a un certo punto parli del terremoto burocratico, dove parli delle rovine della fissità, che è un contraltare all'eccesso di mobilità che invece noi abbiamo in certe circostanze. Io ho vissuto, diciamo così, entrambe le esperienze. Poi però tu parli di un caso positivo, e descrivendo Tuscania dici: qui il fregio non si accompagna allo sfregio, come accade in altri posti terremotati. Chi ha ricostruito il paese sembra aver fatto di tutto per non farsi notare. E mi sembra un consiglio importante legato a quella dimensione d'ascolto che noi dovremmo avere. Sì, a Tuscania, che è un paese appunto del centro d'Italia, vai e non ti accorgi che c'è stata una ricostruzione. Questo è un ottimo segno. Invece se vai appunto in Irpinia, in Belice, capisci subito che c'è stato appunto uno strappo, no? Cioè la ricostruzione spesso diventa altrettanto distruttiva del terremoto, no? E quindi assolutamente bisogna, ecco, spesso andiamo anche di fretta. La ricostruzione non si può fare in fretta. Ricostruire un paese non è una cosa da fare in un anno, a meno che tu non vuoi fare un ammasso in forme di case, di palazzine. Bisogna veramente lavorare con molta attenzione, e però appunto no, non per fare, cioè per mettere la firma che il politico di turno dice: ah, facciamo le casette così, facciamo. Bisogna assolutamente costruire come si può in quel posto, che paese serve fra 50 anni in quel posto. Cioè pensare più al futuro e non pensare al singolo cittadino che magari aveva la casa in piazza e poi si fa la villetta, come è accaduto in Irpinia, a 5 chilometri. Tu lo ammazzi così il paese. È vero che
hai avuto la casa, ma il paese l'hai perduto, perché la tua casa non sta più in piazza, ma sta in campagna e ti devo mettere i lampioni, ti devo portare l'acqua, lì, cioè spese enormi. E quindi assolutamente bisogna riavvivare anche il sentimento di comunità nei cittadini, perché spesso il cittadino pretende, diciamo, servizi, pretende attenzioni, e però poi non abita il paese con questo atteggiamento. È complessa la cosa, e tra l'altro la politica non ce la fa da sola, la cultura deve fare di più. Fateci caso, in Italia di paesi si parla in televisione alle 8 del mattino. Io quando mi invitano a parlare di paese, 7:30, le 8, massimo le 9, cioè mai alle 8 di sera. Cioè il paese non è un argomento da prima serata. Ma già questo è quasi ridicolo, cioè, ma come si fa a pensare che in prima serata non si può parlare dello spopolamento dei paesi? Come se il paese è una cosa minore e parliamone la mattina, 1 mattina. È incredibile, c'è una cosa... Su questo devo dire che noi siamo un po' alleati, mi rivolgo ai colleghi di Protezione Civile che sono qui, perché è una caratteristica che mi distingue dai miei amici. Io sono milanese, sono l'unico che ha fatto la scelta dei miei compagni di scuola di lavorare nell'amministrazione pubblica, come capita ahimè a molti miei conterranei. La caratteristica che loro mi riconoscono è che io conosco dei posti che loro non hanno mai neanche sentito nominare, e li conosciamo perché li abbiamo frequentati a seguito di questi eventi che ci sono stati. La calamità è più attenta al territorio forse di quanto lo siamo noi, ci dà un modo per ritornare sul territorio in maniera più diretta. Tra l'altro la calamità ha anche il vantaggio che ravviva un po' il sentimento di solidarietà tra i cittadini, la gente esce di casa e uno fa la frittata, la dà al vicino. Però non dobbiamo avere bisogno della calamità per riscoprire l'attaccamento al luogo. Magari tu giorno prima non te ne fregava niente e adesso pretendi che quella pietra deve essere messa esattamente. Questa è una... Quindi noi non dobbiamo avere bisogno della sciagura, no? Per abitare anche un albero, qualunque pietra del paese va vissuta in modo sacro. Questo è un po' l'atteggiamento, e ripeto, qui bisogna fare molto a scuola, molto molto, appunto, anche nei giornali, appunto in televisione, cioè, ma gli artisti, anche tutti quanti dobbiamo ravvivare il sentimento di comunità. E se io vado in un paese vicino mi devo sentire a casa esattamente. Questa è un'altra cosa importante, ogni paese è il tuo paese, non possiamo fare che mi interessa solo il mio paese, quello che accade al paese vicino non me ne frega niente. Questo è un atteggiamento appunto paesano, paesanologico direi. Noi dobbiamo diffondere l'amore per tutti i luoghi. Tu vai in Piemonte, sei contento, vai in Sicilia, sei contento, vai in Puglia, sei contento. Cioè, anzi, devi essere stupito che c'è quel tipo di luce, quel tipo di abitazione, quel modo di parlare. Cioè, bisogna amare anche la piazza degli altri. Anzi, dico, quando avete un po' di tempo libero andate a trovare un paese senza motivo. E c'è una frase che dico sempre che dice così: io guardo ogni cosa come se fosse bella, e se non lo è vuol dire che devo guardare meglio. Ecco, con questo atteggiamento ogni posto ha una sua bellezza. E invece noi andiamo a vedere la Cappella Sistina, ah che meraviglia, la Torre di Pisa, ah che meraviglia, andiamo nella piccola borgata piemontese, e invece no, ogni luogo ha la sua bellezza, è un altro canone di bellezza. Su questo diciamo, ci stai già dando un'indicazione, fare Protezione Civile, noi siamo funzionari pubblici o partecipiamo, ci sono molti volontari qui con noi, a un sistema che è un sistema pubblico. Leggendo il tuo libro mi è iniziato a risuonare una domanda in testa che adesso ti faccio. La nostra Costituzione, che è un testo molto bello, però dice una cosa, cioè dice che gli uffici dell'amministrazione pubblica devono essere imperniati al buon andamento e all'imparzialità. Questi principi giustissimi, io ho avuto, leggendo il tuo libro, è iniziato a sorgermi il dubbio che noi lo stiamo interpretando questi principi in una formula sbagliata, interpretando questo principio di imparzialità come un principio di asetticità, di lontananza. Siamo imparziali perché siamo lontani, perché non viviamo, non ascoltiamo e non vediamo. Non è che forse dobbiamo provare a impostare, e lo diciamo da pubblici funzionari, una visione nuova dell'imparzialità che parte dalle persone, dagli uomini? Sì, ma assolutamente.
le politiche si fanno sempre vicine ai luoghi, qualunque un ufficio pubblico, un funzionario pubblico va in un posto, sì è vero che c'ha quella funzione, ma la prima cosa è la relazione, la vicinanza, entrare in empatia con un luogo, non applicare solo delle regole, fare qualcosa. Per esempio l'altro giorno sono andato in ospedale per fare un servizio e ho visto che le piante erano morte. Ora un ospedale, un luogo di cura dove le piante sono morte, e beh già vuol dire che uno dice ma io devo fare l'infermiere, devo curare, devo fare le siringhe, ho capito, ma quello è che è un modo di aderire formalmente, perfettamente al compito, diciamo così, ma in realtà no, perché in realtà la pianta, cioè io alla fine ho visto la pianta e ho detto no, questo posto non mi piace. E così appunto in qualunque, non è che si dice no, io devo fare questa mansione, questo è scritto nel mio contratto, ma è sempre il contratto, tu lo devi fare di volta in volta con la passione che ti arriva dalle persone, con quelle che tu infondi nelle persone, è sempre quello un po' il gioco, altrimenti ma vale per un poliziotto, vale per un infermiere, vale per un insegnante, vale per tutti, non è che noi dobbiamo fare quello che strettamente è scritto in una sorta di codice, no. Respirare la vita che c'è dietro gli eventi, certo, che viviamo. In giorno questo, per giorno. In questo il sistema di protezione civile italiano sta seguendo questa evoluzione con fatica, perché è un sistema che è nato per essere prima, diciamo così, la cavalleria che arrivava ad aiutare qualcuno, e oggi sempre di più, negli ultimi anni, sta diventando un sistema che deve trovare nel territorio le sue basi, perché per quanto l'aiuto da fuori arriva, la prima risposta anche delle persone. Nell'altro padiglione della fiera noi facciamo un lavoro con i ragazzi che si chiama Io non rischio, è una campagna che è nata per gli adulti, adesso da qualche anno è anche dedicata ai ragazzi, dove cerchiamo di fargli capire che il primo attore della loro sicurezza sono loro, e per fare quello devono conoscere, vivere le loro realtà, conoscere anche quelle cose che noi tendiamo a volte a dimenticare. E su questo ti chiederemmo una riflessione finale rispetto a il tema del salone, è la vita immaginaria. Noi abbiamo cercato di trovare questo collegamento tra la letteratura e la protezione civile, cercando di muoverci in un terreno, come dire, insolito per un'amministrazione pubblica, proprio perché molti anni in cui l'intero sistema cerca di fare passare nell'opinione pubblica la consapevolezza rispetto al tema dei rischi, rispetto al tema del proprio territorio dove abitano, con risultati tutto sommato modesti, forse l'aggancio più giusto non è quello razionale, ma è un aggancio più emotivo, più immaginario. È questa una soluzione? Io spesso parlo di spopolamento cognitivo. Appunto in Irpinia, dopo il terremoto, ho scritto questa poesia che dice 25 anni dopo il terremoto, dei morti sarà rimasto poco, dei vivi ancora meno. Proprio per indicare il fatto che uno resta nel paese, ma lo vive. Oppure in un'altra poesia dicevo, torna al tuo paese, non c'è luogo più vasto, qui se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. Proprio per indicare una sorta di diserzione, quello che si fa alla villetta in periferia. Dice, vabbè. Ecco, un cittadino così non si occupa nemmeno della protezione civile, non partecipa alla proloco, non partecipa alla festa, perché appunto vive il paese quasi come se fosse... Sì, c'ho la mia villetta calda, c'ho la macchina, me ne vado. Ecco, dobbiamo, ripeto, riattivare il sentimento comunitario, perché non basta che tu hai la residenza in quel posto. Quanti sorrisi hai fatto oggi? Quante persone hai salutato? Quanti caffè in un anno prendi al bar? Come alimenti la vita di quel luogo? E chi viene ad aiutarti deve appunto entrare in una comunità viva, deve diventare subito in qualche modo, ecco, una comunità che accoglie tutti. Non è che arriva il forestiero e siccome quello è pagato, no, io ti invito a pranzo, a parte il fatto che magari tu c'hai la trasferta pagata, ma io ti invito a pranzo perché tu arrivi nel mio paese, perché ti devo esprimere la gratitudine perché tu sei qui, qualunque lavoro sei invitato a fare. Ecco, stimolare anche la generosità, un paese ha senso se è una comunità di generosi, se apre le porte, se è una sommatoria di porte chiuse, di cancelli. Adesso abbiamo tutte queste ville con questi cancelli, ma questo non è più un paese, è un insieme di carceri. Quindi dobbiamo in qualche modo spalancare questi cancelli. Questo è un po' il... è un lavoro
paziente, ecco, mi ha dato un pezzettino oggi. E quindi diffondere queste idee, questo, e quindi la base è la relazione. Oggi si salva chi investe nella relazione. A Torino, in un piccolo paese, ogni giorno dedicare un po' di tempo alla manutenzione della relazione. E invece tutti dedicano il tempo alla manutenzione del proprio reddito, ma non ce la fa. Cioè, il denaro, questo mi sembra chiaro, è importante averlo per quello che ci serve, ma non è la chiave della felicità, questo mi era abbastanza evidente. Ecco, se una cosa la cultura contadina aveva capito, anche il senso del limite, anche perché i ricchi non finiscono mai di stancarsi, la ricchezza non gli basta mai e quindi soffrono maledettamente perché si sentono sempre poveri, cioè vorrebbero, e quindi creano problemi ai poveri veri, perché volendo sempre arricchirsi schiacciano le esigenze dei poveri. Non c'entra col paese, ma insomma era per dire che il paese è bello anche perché spesso, appunto, storicamente è un luogo in cui la gente aveva il senso del limite, il senso dell'accoglienza, il fatto che noi non siamo il centro di tutto, appunto, noi siamo un pezzettino di un quadro più grande. Questo mi sembra una cosa che ci può anche a volte rasserenare un po', non dipende tutto da noi. Guarda, tu, senza che ci parlassimo, perché ci siamo incontrati oggi, questa mattina facendo colazione con le colleghe stavamo pensando a una cosa. Noi, il Dipartimento della Protezione Civile, sta per lanciare un grande concorso perché dobbiamo rinfoltire le nostre fila, e dicevamo questo: nel concorso noi non dobbiamo chiedere la competenza e la conoscenza delle materie, ma quello che dobbiamo misurare è la capacità delle persone di gestire relazioni, di ascoltare, di parlare con le persone, perché alla fine nel nostro campo è quello che serve di più. Quindi, senza che noi ci siamo sentiti, è questo. Io volevo chiudere con una, anche per ringraziandoti di questo tempo che hai dedicato a noi, nel tuo ultimo libro Sacro Minore una delle tue poesie mi ha colpito più di altre. Sacro è avanzare indifesi e indietreggiare quando siamo forti. In questo forse l'approccio di Protezione Civile dovrebbe avere più il coraggio di mostrarsi indifeso e quindi anche la capacità di mettersi a disposizione e in ascolto delle persone, non cercare di dare un'impressione di forza che in realtà non c'è. Abbiamo tutti bisogno di aiuto e non è affatto indecoroso chiedere aiuto e anche dire a qualcuno proteggimi oppure ti posso proteggere. Cioè queste frasi vanno, come dire, sdoganate, non vanno considerate segni di debolezza, no, bisogna avere il coraggio di essere fragili e non fa niente se diamo a tanti l'illusione del bersaglio facile. Dobbiamo avere il coraggio di farci trovare sempre un po' in affanno, in disordine, in fuorigioco, lontani dalla vita, in debito di ossigeno, di amicizie, lontani da ogni porto sicuro, sperduti anche a noi stessi. Ho letto una poesia finale. Grazie. Federiamo le nostre debolezze.